Buongiornissimo al mio pubblico di Mattina 9 insieme a Chef Ferio. Buongiorno Chef Ferio. Ciao Mariu, buongiorno. Come stai? Bene, 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 bene. Oggi sono in bianco. Giacca bello. Bianca grazie alla Golden Chef, linea lo Mariu Chef. Il bianco è sempre bello. È sempre il candore, sì, la pulizia sì, è quello che in realtà connota molto lo chef in cucina. Guarda, secondo me oggi dobbiamo spiegarci perché la ricetta è lunga. È lunga la ricetta? Sì. Allora immediatamente andiamo a pescare gli ingredienti qui all'interno della Fucsia. Chef! Pesantina, visto? Crollo, chef! Ti ho detto che è impegnativa oggi. Ricetta impegnativa quest'oggi per chiudere la nostra settimana di Mattina 9, però vi ricordo che comunque la pasta lunga è stata protagonista dell'intera settimana di Mattina 9. Ed è ancora oggi. Quindi le tagliatelle, come l'abbiamo detto, l'abbiamo detto anche ieri. Sì. Tagliatelle. Tagliatelle quest'oggi, quindi protagonista è loro, ma non le solo. Carote. Carote. E poi? E poi, e poi, e poi, e poi, e poi? La cipolla. Cipolla, ci sta la cipolla. Cipolla e carote, ci sta. Poi? Il passato di pomodoro. Questa ricetta mi sta piacendo, Chef Ferio. Poi. E la carne trita. Ma che ricetta! Allora, ci sono, c'è la carne macinata, c'è la cipolla, c'è la carota, la oggi tagliatella. Tu parli, io eseguo perché è lunga la cosa. Ma sarà per caso la bolognese, eh? Andiamo per caso a Bologna a mangiarci le tagliatelle bolognesi. Vedi un po'. Eh sì, ho indovinato. Ma guarda, leggi sì, il vabbè, però hai indovinato, ci sono andata vicino e anche loro, il nostro pubblico. Tagliatelle alla bolognese a modo mio. Quindi, a modo mio? A modo mio, perché c'è un esclamativo, a modo suo. Tagliatelle bolognese a modo suo. Per 4 persone occorrono 500 grammi di tagliatelle, 400 grammi di carne macinata, 1 kg di carote, una cipolla, un passato di pomodoro, del basilico fresco, dell'olio extravergine d'oliva, del sale e del pepe, quanto ne occorre. Eccoci qua, prepariamo a modo suo la bolognese con le tagliatelle. Cosa si fa, Chef Ferio? Guarda, perché subito, a modo tuo? A modo mio, perché la bolognese ha un sacco di cottura, no? Sì. Mentre noi la facciamo veloce, veloce, veloce. Quindi un modo per mangiare la bolognese anche di venerdì, non solo insomma nel giorno di domenica, non solo un pasto domenicale, a modo suo per velocizzare sicuramente i tempi, ma per non perdere la bontà, per non perderne il sapore. Primo step, questo taglio di cipolla bianca nell'olio extravergine di oliva, una cipolla tagliata a tocchetti piccoli, 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 proprio come sono il prezzo degli ingredienti comprati al supermercato di MD. Perché con questi che noi quest'oggi stiamo cucinando, vi ricordiamo che da ieri è partito il volantino, nuovi prodotti, insomma tanto l'assortimento, per cui noi vi auguriamo una mega spesa nei supermercati di MD in una settimana, ecco, che ci avvicinerà, poi vedremo pian piano anche al carnevale, per cui fate scorta, anche perché lunedì cominciamo con altre ricette qui a Mattina 9, sempre con gli ingredienti di MD, e capita sempre quel prodotto in offerta che noi puntualmente e volutamente utilizzeremo per preparare le nostre pietanze. Ma infatti oggi sono tutti i prodotti del volantino. In offerta, quindi la carne, reparto marcelleria, reparto insomma surgelati e ancora altro. Allora, abbiamo fatto carota finemente tagliata, cipolla. Vieni, via. Via. Via, via, via. Via, 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 via. Via, via, via con cosa? Con il sale. Ecco qua. A modo mio, perché questa qua è veloce, veloce, veloce. E poiché questo è un piatto che piace ai grandi, ma soprattutto ai piccini, vogliamo attraverso Chef Ferio insegnarvi un modo di Chef Ferio. E poi scoprire magari se questo modo Chef Ferio lo propina anche ai suoi commensali presso il suo ristorante. Oddio, ci impiego un pochino di tempo in più. Mangiando sul serio, che si trova a Nola. Questa è una questa bolognese è veloce. Una bolognese veloce. Però lì dovete provarla, dovete assaggiarla, anche perché magari ci sarà ancora un'altra procedura. Anche senza vino, ma se ci fai caso, non usiamo il vino. Ti stavo dicendo proprio questa cosa, ma il vino non lo metti? No. No? Se è a modo mio, è a modo mio. Sì. Non ti arrabbiare, chef. Non ti arrabbiare. È a modo tuo. Sì, sì, guarda. Non vogliamo invadere il tuo campo, anche se ho la giacca da chef. Io comunque sono ma qui. Ma devi indossando la giacca, guarda, l'estro ti esce. È vero. È così. E poi è capitato che comunque capita l'estro, qualche suggerimento, però devo dire la verità, chef Ferio l'ha accolto al volo. È vero, come quella di ieri, dei bucatini dell'altro ieri. Sì, sì. Quindi niente vino, niente vino, ma anche niente sedano. Mi permetti, chef? Niente, a modo mio. Sì.
A modo mio. L'ho chiamata a modo mio, altrimenti i miei colleghi, cioè, così si fa la bolognese? Allora, ho messo a modo mio. A modo mio. Quindi nessuno ti avrò può dire nulla. Avrò bisogno di mangiare anch'io. Anch'io. Perché, ecco, il pubblico di Mattia Noia, questa è stata una settimana ricca di pasta lunga, ma ricca di ospiti qui a Mattina 9, più che ospiti proprio familiari di Mattina 9, che puntualmente chi un giorno, chi un altro ha assaggiato vero, il primo vero, piatto vero. Di Elio. Oggi a chi toccherà? Turno. Oggi è il turno di Jenny, dai. Oggi... La bolognese... Nella bolognese rivedo Jenny. Quindi oggi è il turno di Jenny, parla della produzione e quindi tocca a lui. Ma a me non tocca mai. No, Mario. Ma mi hanno tu punita. Mangi tutti gli altri giorni, guarda. Ma quando mai, chef? Mi hanno punita. Da quando assaggio io il piatto, tutti quanti a dire, ma perché assaggi sempre tu? Perché assaggi sempre tu? Adesso non assaggio più. È corretta, guarda, questa Mario, cosa? No, vero? La cottura. Quindi pubblico di Mattia 9, ribellatevi da parte mia, quindi scrivendo anche a redazione mattia9@gmail.com e quindi esporre tutti i vostri pensieri. Ovviamente in questo caso sto scherzando, però se avete voglia di suggerirci qualche cosa o comunque di mettervi in contatto con noi per dare un suggerimento in cucina, ma non solo, redazione mattina9@gmail.com è il momento ideale, perché c'è una redazione che risponde immediatamente. Intanto, se non avete ancora cliccato sulla nostra pagina di Facebook un like, fatelo in questo momento. Mattina 9, andiamo a capire allora, adesso a che punto è la cottura della carne. Questa è una bolognese, una finta bolognese, dai, chiamiamola così, sì. Con una breve cottura, sì. 15-18 minuti, massimo 20. Tu sei andata in macelleria, ecco, sempre da me dire, parto sì, macelleria, che carne abbiamo carne scelto? Carne di vitello, guarda, bianca, uh-huh. E non fuoriesce neanche tanto sangue, quindi risulta bella, limpida. È anche profumata, è anche molto profumata, chef Ferio. Guarda, qui gli puoi aggiungere anche una fogliolina di alloro, bene, volendo. Quindi può essere, ecco, questa non c'era nella ricetta, e per questo ne diciamo... è quella di tagliare la cipolla piccola, fine, 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 e anche la carota. Deve essere fine. Usando una grattugia. Quindi quello che... esatto. Quello... Se non l'abbiamo possiamo anche frullarli a crudo. Quello che sembra per voi scontato, ecco chef, diciamolo, quello che può sembrare, ecco, questi passaggi scontati, in realtà non lo sono, perché la bontà della ricetta e del menù consiste in questi piccoli trucchetti che chef Ferio non a caso vi sta dicendo, sì, in questo perché... momento. Quindi un taglio della cipolla molto piccolo piccolo, così dimezziamo la cottura, ma anche il sapore aumenta il sapore e il gusto. Ma altro trucchetto è la cipolla e ma anche la carota, che deve essere trattata in maniera proprio finemente con un utensile adatto che chef Ferio in questo momento vi ha mostrato. Oh, e anche la carne deve essere, guarda, di vitello, quindi seguite altro. Questi consigli, guarda, e sicuramente voglia, verrà buono, voglia, un guarda, buon guarda, piatto, guarda, sì, guarda, vediamo guarda, vediamo chef, facciamolo vedere al pubblico di Mattina 9. ancora altri suggerimenti, guarda, ancora qua, sì, guarda, si può fare con mille cose. Questo è quello lì anche per grattugiare il formaggio, quindi bene. Vedi? Ok. Semplice. Il trucchetto è questo per questa finta bolognese di oggi. L'ho pensata, vediamo che cosa sta perché dicendo. Perché di solito per la bolognese ci vuole un sacco di tempo, lo sai, no? Sì. Quindi ho voluto ricreare una bolognese veloce. E poi ai bambini le carote fanno bene. Fanno bene le carote, fa bene, ecco. Può diventare un piatto unico. Ricordiamolo, chef Ferio ha avuto questa intuizione adesso, non era sovrascritta nella ricetta mostratavi, ovvero l'alloro. Una fogliolina di alloro. Una fogliolina di alloro benissimo. Sta bene, quindi appuntatevi questo. Non ce l'ho portato di mano. Non l'abbiamo inserita, però è un'idea per voi, pubblico di Mattina 9, perché restituisce una corposità maggiore al sapore. Ma al posto del passato possiamo usare anche la polpa. Mm-hmm. Ho un concentrato di pomodoro, Solo concentrato? Solo concentrato di pomodoro. Quindi ho una polpa o un concentrato. Ma anche una pelata schiacciata con le mani. E poi a me piace tantissimo la polpa, lo sai? A sì. Differenza della passata. È vero. Tu al ristorante mangiando sul serio la tua bolognese, che caratteristiche? La faccio bianca io. La fai bianca? Bianca, bianca, bianca. Quindi bianca, tanta carne? Sì. Sedano, carote, cipolla? Sedano, carote, cipolla, tutto. Tutto in bianco. È tutto in bianco. Quindi bisogna assaggiare la bolognese di chef Ferio a Mangiando sul Serio, che si trova a due passi da Bucano Buona Nola. Dai, oggi. Però voi potete preparare a casa vostra per questo venerdì, a chiusura di questa nostra settimana, questa ricetta davvero invitante. Quindi
fare in modo che la bolognese, a modo di chef Ferio, non sia una prerogativa semplicemente di un piatto domenicale. Possiamo, ecco, mangiarla anche di venerdì per una questione di tempo, lo sappiamo, perché durante la settimana non c'è molto tempo da dedicare alla cucina, per cui la nostra idea è di potervi far gustare un piatto importante, buono, sublime, anche durante la settimana, con pochissimo tempo, ottenendo comunque un buonissimo risultato in sapore, ma anche in qualità, ma anche in fattore economico, perché ricordiamo, gli ingredienti comperati sono da MD ha sempre prodotti in offerta, buona spesa nei supermercati di MD che hanno un costo piccolo. Buona spesa nei supermercati di MD, ma soprattutto buon pranzo se in questo momento pubblico di Mattia 9 vi state accomodando a tavola per mangiare insieme ai vostri familiari, ai vostri bambini, ai vostri ragazzi. Intanto anche buon weekend, preparate tutte le ricette, ecco, di Chef Ferio andando sulla nostra pagina di Facebook di Mattina 9. Fateci sapere se vi sono riuscite queste ricette, o secondo voi poteva esserci qualche ingrediente in più, o se secondo voi doveva esserci qualche ingrediente in meno. Intanto grazie, perché tutti i giorni in questo spazio ci seguite davvero numerosi, ma io ringrazio Chef Ferio, perché in realtà, anche se indosso la giacca da chef, il protagonista è lui. Parla. No, ma dai chef, io parlo però tu parla. Mangi, no, mi vogliono rubare il bocconcino saporito. Parla. Com'è? Oggi. Com'è il sapore? Che te lo dico. Dovete provarlo, allora, volete sapere come sta poi? Me la suona e me la canto? Ma no, poi suonate le... È la fine del mondo. Allora, provatela, cucinatela e gustatevela, soprattutto ricordandovi di noi, di Mattina 9, ricordandovi di Chef Ferio, ricordandovi di Mario, ricordandovi tutte le ricette che vi proponiamo ogni giorno, tutta la settimana. Questa settimana, altre ricette, altre sorprese, altre novità. Attenzione a questa pasta che ha una cottura brevissima, 3-4 minuti. Sì, la pasta che abbiamo scelto, ricordiamolo, tagliatelle. Guarda, all'uovo. All'uovo. È anche importante la qualità. Le possiamo fare anche in casa, eh? Che ci vuole? Sì, che ci vuole, Chef Ferio. Lo sanno come si fa, chef? Ci insegna a fare la pasta in casa, fatta in casa anche. Va bene, quante cose, i carciofi, la frittata. La giacca che io indosso. Già lavoro tanto dalla mattina alla sera. È solo l'illusione di essere uno chef, ma io ho da imparare tanto, chef. Tantissimo. Proprio. Fidati. Allora, le tagliatelle sono pronte. Di nonna Pina. Ci vorrebbe adesso la canzoncina. Le tagliatelle di nonna Pina. È un pieno di energie ed è veramente effetto vitamina. Sembra una bella bolognese. Sì. Sì. A modo mio. A modo di Chef Ferio, tagliatelle, però hai detto nonna Pina, no? No, tagliatelle a modo mio di Chef Ferio. Adesso ripercorriamo tutti i passaggi che occorrono semplice, preparare questa finta tagliamo bolognese. Tagliamo una cipolla, padella antitrente come sempre, sì? Tagliamo una cipolla finemente, la possiamo anche frullare per accelerare la cottura, però è più bella se la tagliamo piccolina. Soffriggiamo, una bella botta d'olio bollente, inseriamo la cipolla e subito gli aggiungiamo le carote. Facciamo soffriggere tutto, ci aiutiamo con un po' d'acqua di cottura, inseriamo, una volta asciugata l'acqua di cottura, senza vino, inseriamo la carne trita, rosoliamo per bene, schiacciandolo con il cucciaio, e poi gli andiamo a inserire o il passato di pomodoro, sì, o una polpa, o al limite, se non abbiamo tutto questo in casa, possiamo fare un pelato schiacciato con le mani, veloci. Questo è il piatto che conclude la nostra settimana. Un piatto anche rettangolare? Così, perché è bello solamente. Solo a guardare. Oggi senza decorazione, guardi, perché. Proprio così. Questo qua va mangiato così. Così come lo vedete. Non c'è bisogno di aggiunta. E l'unica aggiunta che ci vuole, magari mi correggerai, Chef Ferio, è una bella fetta di pane. Ah, quello! Se non hai consumato prima il sugo, va bene. Perché capita che si prepara il sugo e poi durante la fase di cottura della pasta il sugo va via. 90% delle volte. 90% delle volte capita così. Però accompagniamo, ecco, questo piatto con una buona fetta di pane che troviamo, ecco, guarda, ancora da MD. Un bel trito di basilico che in questo momento ho finito. Però non mi perdo. Aggiungiamo un po' di prezzemolo. Di prezzemolo, consigliabile però il basilico. Sì. Non c'è, va bene anche un po' di prezzemolo, che ovviamente fa da scena, ma soprattutto fa da bello elemento
ottimo aggiuntivo a questo piatto squisitissimo. E ti assicuro che è veramente buono. Ma guarda, si vede già che oggi è buono. Oggi me la suono e me la canto. Ma farlo, e sicuramente è d'accordo anche il pubblico di Mattina 9, che immediatamente preparerà quest'oggi, ma anche domani, che è sabato e poi ancora domenica, un piatto da preparare per i propri commensali, anche perché cominciano le belle giornate, per cui anche la domenica, se vogliamo uscire a fare un aperitivo oppure visitare, esatto, un posto della vostra, della nostra tornare città, tornare a casa e trovare la bolognese a tavola. Come hai fatto? Chef Ferio, ci vuole pochissimo, andare sulla pagina di Facebook, vedere i passaggi e si impara oggi subito. Oggi è la giornata di suonare e cantare da solo. Vuoi cantare qualcosa? No, non so cantare. Mi canto i complimenti da solo. Ma i complimenti te li facciamo sempre noi, chef, ancora grazie, oggi. Grazie, chapeau grazie per tutte le ricette della settimana e grazie per essere stati con noi nello spazio del Cucinando con MD. Ritroveremo Chef Ferio ancora la settimana prossima, ancora con tante ghiottosissime ricette. Intanto ci vediamo lunedì con Chef Ferio. Buon weekend a voi. Se non avete voglia di ciao, cucinare, buon weekend da Chef Ferio, mangiando sul serio, trovate l'impossibile per quanto riguarda insomma è vero. La cucina. Grazie ancora, pubblico di Mattina 9, a tra pochissimo con i saluti con Claudio. Grazie a te, a lunedì. Ciao, buon lavoro. Grazie, perché grazie, a te non finisce qui. Infatti non finisce qui. Restate con Mattina 9, grazie.